Parliamo degli appoggi adesso, in questo caso manubrio, sella e pedali. La sella, se fate enduro, dovete trovare per forza di cose un compromesso, quindi io la tengo in bolla a 0 gradi. Se fate per esempio tanta discesa in quella giornata, è bene alzare un pochettino di più la punta in maniera tale che la sella ci sorregga di più in discesa. Viceversa, se siete amanti della salita e volete un supporto molto molto buono, potete abbassare la punta in maniera tale che in salita vi aiuti e non vi faccia scivolare indietro. Una volta fatta la sella, guardiamo il manubrio. Qui per il manubrio, se venite a una Gravity School, potremmo parlare per ore e ore e ancora ore di quello che sta attorno alla scelta del manubrio, al suo posizionamento, al rise e tante cose. Qui non possiamo, la dobbiamo fare breve, quindi diciamo che il manubrio deve essere in funzione alla larghezza delle spalle. Ho visto tante persone alte 1,50 m con dei manubri da 80 che guidavano così e non avevano nessuna mobilità, come ho visto persone alte 1,90 m con i manubri stile cross country. Dovete trovare la giusta misura per la vostra corporatura, perché trattasi di una leva semplicemente e dovete adattarla a quello che è il vostro stile di guida. Un rider molto forte si può permettere un manubrio più largo, un rider alle prime armi un manubrio più largo non riesce tanto a sfruttarlo. Abbiamo quindi scelto la larghezza del manubrio, adesso dobbiamo vedere anche il rise. Il rise è questo, cioè quanto si alza il manubrio rispetto al suo fissaggio. C'è veramente tantissimo da dire. Il rise è in funzione anche alla posizione che noi vogliamo avere. Un rider alle prime armi magari non si troverà bene con una postura troppo avanzata. Allora che cosa fa? Aumenta il rise per stare con la schiena più eretta. Viceversa, un racer vuole una posizione, un baricentro più basso, quindi diminuisce il rise, o se no va a togliere questi spessori che ci sono tra l'attacco manubrio e la serie sterzo, o se no inclinando, come in questo caso l'attacco manubrio in negativo. Un'altra cosa da tenere in considerazione è l'inclinazione del nostro manubrio. Fate attenzione a questa cosa. Pochi millimetri di variazione dell'inclinazione del nostro manubrio corrispondono a diversi centimetri di baricentro che si spostano. Quindi se io ho un manubrio troppo piegato in avanti, io vado a caricare tutto il mio busto sull'avantreno, e non è che guiderò la bicicletta sull'avantreno. Perché? Perché per compensare questo mio sbilanciamento in avanti mi butterò tutto indietro e non avrò più la mobilità delle braccia, perché saranno tutte stese. Viceversa, un manubrio troppo piegato in basso mi porterà, per compensare, a piegare, a guidare sempre la bicicletta così, col busto troppo in avanti e coi gomiti troppo piegati. Su queste bici da enduro è abbastanza complesso la regolazione dell'inclinazione, perché si passa da salite a discese, quindi un terreno completamente diverso. Devo per forza di cose scendere a un compromesso. Io, neanche a dirvelo, mi faccio un'impostazione che mi penalizza in salita ma mi fa godere in discesa. Chi se ne importa se in salita sono un pochettino più scomodo? Per le biciclette da discesa la cosa è molto più semplice. Perché? Perché il pendio che vado a fare è sempre in discesa, non andrò mai a fare delle salite, e quindi mi sarà più facile posizionare il manubrio. Quando fate questa regolazione, mi raccomando, sempre poco alla volta, sempre una regolazione alla volta. Il consiglio che vi do è: cercate sempre di sviluppare una vostra sensibilità facendo un passo alla volta, cercando di capire bene le cose in modo semplice. Le regolazioni, quindi, piano piano, una alla volta.